9 Visconti arriva a Roma e trova un gruppo di giovani in fermento riunito attorno alla rivista Cinema. Diretta dal figlio del Duce, Vittorio Mussolini, la rivista in realtà diviene presto il punto di riferimento per molti intellettuali italiani impegnati contro il fascismo nella Resistenza italiana. Accanto a militanti come Ingrao e Licata e cineasti come De Santis e Lizzani, Visconti si schiera apertamente per un'arte rivoluzionaria che sappia tornare alla realtà. Dall'esperienza di cinema nascerà presto quel grande fenomeno italiano che prende il nome di neorealismo. Vittorio Mussolini dirige una rivista, lui amava il cinema, la rivista si chiama Cinema, una rivista che si batte per il rinnovamento del cinema italiano, basta con i film frivoli, eccetera, vediamo anche tematiche sociali. Da questo fermento linguistico, politico e culturale nasce nel 1943 Ossessione, che segna un punto di rottura rispetto al cinema del passato. Dietro una storia d'amore passionale, quella del postino suona sempre due volte, il romanzo di Kane da cui il film è tratto, Visconti opera una vera e propria rivoluzione sul piano del linguaggio. Esce dagli interni delle ville, tipiche della cinematografia fascista che lo aveva preceduto, e porta la macchina da presa all'aperto, nelle fredde lagune del Po, per allungare lo sguardo su un pezzo d'Italia quale non si era mai visto. Si parte dal soggetto di Kane, ma presto si travalica verso una storia sociale e una rappresentazione del soggetto italiano. Più ancora che la storia, va bene? Diciamo così, sono le facce, le case, gli interni, i paesaggi che sono straordinari in quel film. Da noi dominava il cinema dei telefoni bianchi, così venivano detti, che raccontavano i pettegolezzi e un'idea tutta finta della società, tutta leccata. Lì irrompeva invece la pena del vivere. Nella sua villa di Roma, oggi non più dei Visconti, e poi a Ferrara, sul Po, viene scritto Ossessione. La storia di una dark lady popolana che coinvolge un giovane vagabondo in un delitto architettato per riscuotere un premio di assicurazione. E noi tentammo di calare questa storia tipicamente americana in una realtà italiana e scegliemmo quella realtà che tutti conoscono di Ferrara e dei dintorni di Ferrara, della campagna ferrarese, con queste grandi autostrade, le trattorie, eccetera, perché ci sembrava che in qualche modo somigliasse di più o perlomeno si avvicinasse di più al mito di una cultura americana, così come in quegli anni noi la immaginavamo e la vivevamo. Guarda, io pago, eh? Va bene, ma si mangia di là. Aspetta in sala che te lo porterò io. Buono. Hai a che fare con quel pancione là fuori? È mio marito. Fortunato di avere una donna come te. Certo, capivo che era un film controcorrente, ma la cosa che mi impressionava era questo personaggio così vero, così rude. Per me che aveva fatto 7-8 film fino allora, che erano solo di avventura o di commedia.